Benvenuti in questo nuovo makeup tutorial. Le feste natalizie si avvicinano e perché non proporvi un bel makeup tutto Natale style? E perciò eccomi qui a suggerirvi un makeup tutorial interamente ideato da me, spero vi piacerà. Andiamo dritti dritti al Sempre trucco, però ve la lo ridico, questione. su ve lo ridico, che ho già fatto la mia base, le sopracciglia, ma con voi però metterò blush, illuminante e altre cosine, quindi un qualcosa insieme lo mettiamo. Ah, e anche faremo insieme anche le labbra, quindi dai, un qualcosa insieme faremo. Prima di tutto vado a mettere il balsamo labbra, perché poi andremo ad applicare i prodotti sulle labbra e quindi è bene che siano idratate. Vado a mettere questo mio solito balsamo alle labbra al cocco, che lo mangerei ogni volta, ragazzi, che è di Yves Rocher. Ogni volta questa marca viene storpiata dalla mia pronuncia. Però vabbè, dettagli, insomma, dai. Procediamo con il make-up occhi. Vado ad applicare la base, questa qui mia solita. Tanto poi sotto l'info box vi scriverò tutti i nomi dei prodotti, di modo che se volete ricreare questo make-up sapete con che brand e con che prodotti l'ho creato. Pensa che vi sto a far vedere ogni cosa, se magari mi scordo tra una chiacchiera e l'altra. Lì sotto avete tutto scritto, compresi i vari link su dove potermi seguire e riguardanti il mio blog. Cosa farete voi a Natale? Immagino cena con i parenti come ogni anno, immagino così, perché io in genere lo passo così il mio Natale. Quindi sotto ai commentini fatemi sapere, che sono sempre super mega curiosissima di sapere come passate le feste, cosa fate, cosa mangiate, come vi organizzate. Sotto i commentini scatenatevi e fatemi sapere tutto, 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 perché io sono sempre super curiosona di sapere che cosa voi fate, come state e tutto il resto. Vi vado ad utilizzare tutte le mie, o meglio, una delle... Riuscirò a parlarvi e a dirvi quello che vi voglio dire? Sì, cioè, penso di farcela. Andrò ad utilizzare, ecco, incominciamo con una frase di senso compiuto, le mie due palette Urban Decay, la Electric e la Naked 3, 1 e 2. Allora, dall'Electric, andiamo ad aprirla. Io questa palette l'adoro perché i colori sono super mega pigmentati e ve lo consiglio anche come regalo di Natale o autoregalo. Vi farete un regalo assurdo o farete un regalo assurdo per gli amanti del make-up. Questa è stupenda. Quindi o fatevela come autoregalo se nessuno vi si fila e ve la fanno, oppure fatela come regalo perché lascerete la vostra amica a bocca aperta, quando, soprattutto se amante del make-up e di cose veramente pigmentate, questa qui farà il caso suo. Comunque, chiuso tutto questo mega discorso, io cerco sempre di farvi i make-up tutorial più stretti possibili, ma alla fine poi quando vado ad editarli, sempre una mezz'oretta, insomma, non riesco a farli durare di meno. Ecco, quindi sempre una mezz'oretta, ragazzi, prendete l'abitudine, sempre una mezz'oretta starete qui a guardarmi mentre chiacchiero e tutto il resto. Il pennellino che ci servirà per incominciare è un pennellino da sfumatura, no scusate, non è da sfumatura, ero convinta di aver preso il pennellino piatto, gaff su gaff comunque, e andiamo a prendere un pennellino piatto. Io vado a prendere questo Slow Burn, eccolo qui, che è un aranciato rosso straordinario e bellissimo, e con il pennellino piatto, non da sfumatura, andiamo a prelevare il prodotto. Mi raccomando, ne basta proprio poco poco con questa palette. Ne sbattiamo l'eccesso, magari la palette me la metto qui, altrimenti se mi cade io svengo in diretta. E picchiettando andiamo sulla palpebra mobile. Con movimenti come faccio io, picchiettando il prodotto perché il colore viene molto più intenso, andiamo sulla palpebra mobile. In modo semplice semplice, tanto poi per le correzioni e tutto il resto vedremo in seguito. Ecco qui. Fate la stessa cosa dall'altra parte, sbattete l'eccesso, vi stavo dicendo sbattete, no, sbattete l'eccesso. Io ormai sono arrivata ad una conclusione che dei miei video non uscirà mai uno come si deve, in modo professionale e tutto il resto. Spero che mi apprezzerete così con tutte le mie gaffe e tutto il resto.
Non so se avete notato, ma sto ancora con raffreddore, ragazzi. Da quando ve l'ho detto, sto ancora con raffreddore. O sarà ritornato, oppure mi farà compagnia per tutte le vacanze e le festività. Molto Certo, probabilmente. pennellate Le nostre palpebre mobili con questo colore stupendissimo. Non lo so, mi ricorda il rosso delle bottiglie della Coca-Cola. Boh, mi dà questa impressione, anche se è una tonalità salmonata, rosso. Stupendo, comunque sia. Allora, richiudo la mia electric momentaneamente e vado ad aprire la mia Naked 3. Già ve l'ho fatta vedere, però io sono talmente fiera di queste palette che possiedo, che termini molto da vocabolario, che non posso non farvele vedere 100 volte. Quindi se farò 100 volte così, guardate, 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 non ci fate caso. Adesso andiamo a prendere per davvero il pennellino da sfumatura. E vado ad applicare questo colore qui, vediamo che se ci vorrebbe star bene, perché io ho già un'idea, però dopo quando mi metto qui davanti a voi cambio tutto quanto, eh. Quindi non ci fate caso se magari per certi momenti starò lì a vedermi la palette e prendo Trick, questo qui, questo colore Shimmer, eh sì, è un bel shimmerino, tanto a Natale possiamo essere spavi... Spavillanti o spavillanti? Spavillanti più che spavillanti. Quanto ci pare, quindi osiamo almeno a Natale. Con movimenti da dentro in fuori e da fuori in dentro, andate ad applicare questo bellissimo colore. L'ho studiato proprio bene, sì, mi ci piace proprio tanto, tanto, tanto. Ho già finito di fare tutti i regali, anche perché siamo proprio agli sgoccioli, quindi se non facevo i regali adesso, o meglio, se non facevo i regali qualche giorno fa, ero proprio rovinata. Voi quanti regali avete fatto quest'anno? Cosa avete regalato? Sono proprio in questo filmato, voglio proprio sapere tutto quanto della vostra, delle vostre cose, mi incuriosisce parecchio la questione. Quindi mi raccomando, sotto i commenti fatemi sapere. Voglio sapere proprio tutto, 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 voglio sapere. Allora, sbattiamo l'eccesso e andiamo dall'altra parte. Sempre con gli stessi movimenti, da fuori in dentro e da dentro in fuori. Proseguiamo con un altro un po' più scuro per dare dimensione al tutto. Sempre qui dalla palette Naked 3 andiamo a prendere Dark Side. Questo qui. Che è un colore molto scuro, che però darà dimensione al nostro make-up. Con un pennellino angolato, come potete notare, prelevate appena appena di prodotto, perché anche la Naked 3 è super mega pigmentata. E andando qui, nella piega dell'occhio, appena appena, fate questi movimenti. Poco prodotto alla volta, e poi lo lavoriamo sfumandolo. Conviene sempre, ragazzi, mettere poco prodotto che tanto tutto insieme. Altrimenti poi vi si crea effetto ghiaccio ed è una cosa oscena. Riprendiamo il nostro pennellino da sfumatura che ormai è sporco del colore che abbiamo utilizzato prima e sfumiamo il tutto. Una leggera sfumatura, appena appena. Da un colore puro messo al punto giusto. Spero che vi sta piacendo questo tutorial tutto natalizio e proseguiamo il tutto. Vediamo che sia tutto 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 uguale, ma sì, tanto poi dopo per le correzioni casomai saranno finali. Ecco che cosa volevo dire. Niente, oggi come sempre non si riesce a parlare. Vabbè, tanto voi siete abituati ormai. Allora, qui all'interno dell'occhio, siccome voglio qualcosa di veramente, veramente sfavillante, andrò ad applicare un ombretto in crema, il 05, che è questo color brillantissimo,
champagne per farvi capire, e lo andrò ad applicare con le mie dita. Vado proprio qui all'interno dell'occhio. Oh, ora sì. E picchiettando il prodotto vado ad illuminare questa zona. Così. Salgo anche un pochino sopra, vedete? Appena appena sopra. In modo che quando vi muovete avrete questo effetto luminoso che sembra bagnato però. Fate la stessa cosa dall'altra parte. Guardate, questo qui è un make up che potrete sfoggiare la sera di Natale, eh. Non è un trucco da giorno. Io andrei in giro anche di giorno in questo modo, eh. Vi devo dire la verità. Però sono colori messi tutti insieme che tendono più ad essere, diciamo, tende più ad essere un look serale. Però se voi vorrete sfoggiarlo anche di giorno, fate come meglio preferite. Io tanto passo come sono, ci andrei in giro anche di giorno, figuriamoci. Se mi sto a fare tutti questi problemi, giorno, notte, eccetera. Prendo il mio pennellino da sfumatura e creo una piccola sfumatura tra il colore in crema e qui, altrimenti c'è uno stacco troppo netto e non mi piace. Ma appena appena, con mano molto leggera, e via. Quanto mi piace. Mi piace da morire questo make-up, ragazze. È stupendo. Vabbè, voi non fate caso che io sto esagerando, come sempre, a mettere brillantini ovunque. Però, se dai, perlomeno a Natale possiamo diventare alberi di Natale anche noi. Alla fin fine. Allora, chiudo questo qui, altrimenti sto 3 ore ad applicare e divento veramente un albero di Natale io stessa. Sotto la mia arcata sopraccigliare vado dalla Naked 3 a prendere Stranger, questo bianco panna luminosissimo, e con un pennellino piccolo 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 di queste dimensioni qui vado sotto la mia arcata sopraccigliare per dare luminosità. Ecco qui, vado molto leggera anche in questo caso, e sotto a questa zona che è importantissima, ragazzi, illuminarla, mi raccomando, non scordate mai di farlo. Anche con make-up più leggeri fatelo sempre, mi raccomando, che è importantissimo. Ok, vado a riprendere il mio pennellino da sfumatura perché tendo sempre a sfumare un pochino, altrimenti c'è lo stacco troppo netto. Voilà, e voilà, e non mi piace. Ok, richiudo la mia naked. Poi procedo con una bella riga di eyeliner nero. Vado a metterlo e per una super mega linea di eyeliner molto molto abbondante. Però vabbè, voi sapete che mi piace farla così. Voi chiaramente potete farla come non farla, dipende da come volete impostare il vostro look. Quanto riguarda il sotto, il sotto avevo pensato di farlo sempre molto scuro, direi proprio di sì. Quindi vado a prendere un pennellino angolato, però piccolino piccolino. Vado a riprendere il Dark Side, questo qui. Anzi, no. Sì, facciamo questo, sì. Prelevo un po' di prodotto, ne sbatto l'eccesso e vado qui sotto la mia riga. In questo modo, scusate se non parlo, ma è un'operazione molto molto delicata e di precisione, quindi osservate così. Vado anche un po' fuori del. Vado anche molto grossolano. Non serve andare precisi perché tanto poi lo sfumeremo, eh. E mi ricongiungo qui. Allora. Un altro pochino. Così. Scusate se sentite rumori strani, ma è appena passata adesso una macchina. Non so se si è sentita, però mi auguro di no. Vado a sfumare leggermente. Così. Poco poco, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, anzi no, piccola modifica in corso d'opera. Andate a sfumare con questo qui angolato, viene ancora meglio la sfumatura rispetto al pennellino da sfumatura in questo caso. Appena appena, delicati delicati, sì, mi piace di più. Allora, voglio collegare però la parte sopra, questo angolino qui. Ok.
Ok, così, sì, mi piace, mi piace. Appena appena, rispetto al pennello di sfumatura non lo so perché non fa il suo lavoro tutto, mi piace più con quell'altro. Comunque, andiamo a prendere il prodotto e ripartiamo come abbiamo fatto con l'altro occhio. Partendo qui sotto, in modo molto grossolano, non serve che andate di precisione perché, come avete visto, come abbiamo fatto nell'altro occhio, andremo a sfumare il tutto. Così, un altro pochino, cerchiamo di congiungere la parte sotto con quella sopra, mi raccomando, non lasciate spazietti, cercate di creare una sfumatura tutta unica, tanto adesso vi faccio vedere come ho fatto, magari su quest'altro occhio non si nota, di qua invece, stando proprio vicino alla telecamera, quest'altro occhio rispetto all'altro si noterà un po' di più. Ok. Una volta messo, abbiamo detto di non prendere quello da sfumatura perché non fa il suo lavoro come si deve, ma andiamo a riprendere questo qui, ma rimanendo molto molto delicate, altrimenti andrete a creare una sfumatura che sembrerà come se avete l'occhiaia sotto l'occhio e non vogliamo assolutamente quell'effetto perché l'abbiamo coperta e ci sarà un motivo se sono state coperte. Quindi, delicatamente andiamo a sfumare il colore, andiamo anche qui sopra. Diciamo che questo pennello che in realtà è angolato lo facciamo diventare da sfumatura per questo makeup tutorial. Ma dettagli, solamente io posso farvi fare queste cose antiprofessionali. Ok, sfumate leggermente. E voilà, vediamo un po'. Allora. Un altro po' di prodotto. Appena appena qui, giusto per congiungere il tutto, per congiungere, capito ragazze, congiungere il tutto. Ok, appena appena così, in questo caso riprendete quello piccolo, poi finto pennellino da sfumatura e sfumiamo il tutto verso l'alto. Non so perché sto parlando in questo modo, non ci fate caso voi. Ok. Allora, controlliamo se il tutto vada molto bene. Sì, direi di sì. Io direi di andare a mettere anche un qualcosa qui, proprio all'attaccatura, pure che non c'entra nulla, il colore però mi piace da morire, quindi lo metto ugualmente. Vado a prendere questo, sempre ombretto in crema di Pupa, il 003, che è un bellissimo doratino, molto molto bello. Lo vado ad applicare sempre con questo qui e andiamo solamente qui davanti, qua, solamente qui andiamo, giusto per dare. Sì, mi piace, mi piace. Solamente questo tocco mi piace proprio. Possiamo andarlo a mettere anche con le dita, forse è meglio. Sì, viene ancora meglio con le dita, ragazzi, quindi solamente qui, solo in questa parte dell'occhio, diciamo iniziale per farvi capire, appena appena, mi raccomando, non fate caso che io ne sto mettendo tre quintalate come al mio solito, ma se io non mi faccio trucchi strong e super mega esagerati non sono contenta. Sono ancora più convinta, ragazze, di proporvi questo makeup tutorial per la sera. Quindi mi raccomando, per la sera sarà una bomba e un qualcosa di molto molto particolare. All'interno dell'occhio andiamo ad applicare una matita o nera o marrone. No, l'andiamo a mettere nera, mi piace di più. Andate a mettere un cajal nel vostro caso. Io non ce l'ho qui a portata di mano. Però il cajal mettete quello così vi durerà di più. Un bel cajal nero intenso. Oddio, mi dà sempre un fastidio tremendo quando vado ad applicare la matita all'interno dell'occhio. Non so se ve lo fa anche a voi questo lavoro. O se sono sempre io la solita sfigata in tutto e per tutto. Andiamo a fare una piccola sfumatura appena appena con il vero pennello da sfumatura. Perché vedo un qualcosa di strano
strano e non mi piace. Quindi appena appena andiamo a sfumare tutto. Poi magari con un correttore, sì, andiamo a ripulire un po' la zona. Io già ce l'ho qui sopra perché è quando l'ho utilizzato prima per farmi la base, quindi vado a ripulirmi un po' la zona così. Ok. Vado a riapplicare la cipria sopra perché giustamente facendo questo lavoro l'ho tolta un pochino. E voilà. A posto. Controlliamo che il nostro lavoro, questa sta bene qui, questa la rimettiamo qua. Ok, controlliamo che il nostro lavoro sia uguale e poi procediamo. Stupendo, dal vivo risulta ancora meglio. Spero che anche lì in videocamera risulti bene. Vi ho fatto anche l'anteprima inizio filmato e spero che si sarà visto bene come si risulta qui dal vivo con me. Non so perché questo eyeliner non mi piace proprio. Mi si asciuga su alcune zone. Boh, non mi piace, è veramente bocciato. Ho cambiato eyeliner e forse ho fatto un grave errore. È nero, sì, nero, però non. È nero, sì, nero. Vabbè, avrete capito. Però non è quel nero che piace a me, proprio quel nero strong che è super mega tenebroso. Comunque sia, procediamo con il mascara, tanto prima o poi è quasi finito, quindi lo cambierò e andrò alla ricerca di un eyeliner nero, 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 come voglio io. Allora, vado ad applicare il mascara, questo qui di Kiko, che ha uno scovolino molto particolare, ma come potete notare, vedete, lo scovolino è fatto in questo modo, però aiuta molto anche le principianti, che magari spesso vi si attaccano, e sarà capitato anche a me quando all'inizio applicavo il mascara, mi si appiccicano tutte le ciglia, con questo scovolino qui il problema è veramente risolto. Quindi anche le più ciompe con questo scovolino riescono ad applicarsi il mascara. È inutile dirvi che in questo look, se sapete applicarle, potete mettere anche le ciglia finte. Però con una bella valangata di mascara nero, insomma, riuscite a dare ugualmente l'effetto, ecco. Però se avete le ciglia finte e sapete applicarle, applicatele perché stanno veramente bene. E quindi andiamo all'applicazione del mascara rigorosamente nero e super mega abbondante. Io ricontrollo, ti ricontrollo, sto controllando 100.000 volte perché ci tengo veramente a questo make-up, come a tutti gli altri del resto, che sia veramente uguale, eccezionale, stupendo. È veramente bellissimo. Ho avuto delle idee straordinarie nel creare questa mia invenzione tutta dal mio ingegno. Vedete, quando si mette in azione qualche rodella qui dentro, un qualcosa di carino esce fuori. Allora, andiamo a continuare, vi stavo dicendo, andiamo a continuare. Vabbè, io se non mi complico la vita non sono contenta. Andiamo a continuare la nostra base, perché l'illuminante e il blush lo metto con voi, assolutamente sì. E dobbiamo fare anche le labbra oggi. Quindi abbiamo ancora un pochino da fare. Spero non sarà venuto lungo come sempre questo filmato, in caso sarete qui belli comodi con una bella tisana o cioccolata calda a vedere il filmato, se vi farà piacere. Allora, io con un pennellino a setole molto ampie vado ad applicare questa volta un blush da tonalità calde, perché come potete notare sugli occhi abbiamo usato tutte tonalità calde, quindi abbandonate blush da tonalità fredde e andate su un aranciato, cose del genere in questo caso. Chiaramente se poi non lo avete andate con quello che avete a casa, applicandolo qui dalle guanciotte in su come faccio sempre. Andiamo sotto l'illuminante, ma stavo proprio notando, cioè, ragazzi, per farvi vedere quanto è importante utilizzare i prodotti caldi quando usate ombretti caldi e prodotti freddi quando utilizzate tonalità fredde. Per
Per esempio, se io andavo a mettere una tonalità fredda del mio blush, in questo caso sarebbe stato malissimo. Vedete come suona? Invece, vedete con un blush da tonalità calda, aranciata, quanto completa il mio look. Se non magari mi si chiudesse sul dito sarebbe meglio. Come completa il mio look e dà tutta l'armonia sui toni del caldo. Quindi mi raccomando, una cosa che potete fare è comprarvi o dei blush tonalità fredde e tonalità calde, di modo che li avete tutti e due, oppure si sono già palette composite con tutte le tonalità di blush o di illuminanti o di ombretti, di modo che potete creare il vostro look sempre in base a tonalità fredde o calde che sia. Mi raccomando, è una cosa molto importante, altrimenti il look sfona un pochino, non c'è armonia in tutto quanto. Allora, l'illuminante che vado a mettere è sempre in polvere e lo vado ad applicare con le dita. In questo caso vado qui così, picchiettando, tanto poi adesso lo andrò a enfatizzare ancora di più perché altrimenti così non mi illumina abbastanza. Se io non sono lampadina style, non mi piace. Vado qui sulla punta del naso, qui sul ponte del naso, qui sul mento, questa zona qua. Illumina, però non è abbastanza illuminante per quanto mi riguarda. Mi piace proprio quell'effetto glow. Quell'effetto che quando faccio così mi si vede proprio il riflesso. E quello lì lo si ottiene principalmente con, anche qui sulla fronte, lo si ottiene principalmente, vi sto dicendo, con illuminanti in crema. Infatti adesso andrò a enfatizzare il tutto mettendone un po' di quello in crema. Aiuto, aiuto, eccolo qui, il mio alleato blush, sì, blush illuminante in crema della Kiko, che vedete quanto risulta. Allora, questo illuminante ha una storia, perché ho notato che se lo metto così da solo si illumina, ma non come voglio io. Se invece sotto metto la polvere e poi sopra ci metto questo qui, l'illuminante sia sopra che sotto si enfatizzano, che è una meraviglia. Anche qui all'arca di Covid mettiamolo un pochino, lo mettiamo qui, si nota ancora di più con la polvere sotto, altrimenti solo sì, si nota, però non lo so, non mi piace l'effetto. Io sempre in modo molto casareccio vado ad applicare i prodotti, però quelli in crema preferisco sempre lavorarli, do il consiglio anche a voi di lavorarli, aiuto, non riuscivo a dire questa parola, con le dita, perché con il calore si fondono meglio sulla pelle. Ecco qui, andiamo giù pesante anche di illuminante. A volte ne metto talmente tanto che sembra che sono sudata, in realtà invece sono sempre io la solita che esagera. Il contouring non so se farlo, aiuto. Sfumo un pochino questo blush, nel frattempo questo sì, altrimenti ho un effetto Heidi e non voglio. Non so se fare un po' di contouring, aiuto, aiuto, aiuto. Che cosa faccio? Lo faccio o non lo faccio? Boh, aiuto, aiuto, non so che fare, se farlo o meno. Magari appena appena qui sotto, ma sì, dai, un pochino appena appena lo facciamo. Allora, vado a prendere la mia solita alleata palette di Kiko, che mi ci trovo molto molto bene, che è questa qui, che era della vecchia collezione di Natale dell'anno scorso. Poi vado con il suo applicatore, che è fatto anche molto bene, quello più scuro, e vado appena qui sotto, giusto per far uscire lo zigomo. Sì, dai, un pochino ci sta bene, un pochino ci sta bene, ragazzi, appena appena fatelo, magari. Ecco qua, c'è, ma non si nota più tanto. Ok, oh, voilà, un po' lo sfumiamo e voilà, il gioco è fatto. Rifiuto tutto quanto e adesso ci dedichiamo alle labbra. Per le labbra ho pensato sempre una cosa molto intensa, anche perché non trovo più un posto dove poter mettere le cose. Ok, a posto, stanno lì.
Anche per le labbra ho pensato un qualcosa di intenso, visto che non siamo stati, insomma, molto leggeri sugli occhi, perché non appesantire anche le labbra? Però un qualcosa di strong ci vuole. E siccome è Natale, tutte tonalità calde anche sulle labbra, e ho pensato di applicare questo matitone della Kiko, che però andrò ad applicare con il contorno una matita dello stesso identicolore, altrimenti viene non preciso, ed è un rosso, 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 molto, molto. Terminato sia occhi che labbra intense, ma mi piace da morire questa questo combi è straordinario, è proprio in stile mio. Spero che vi piaccia questo trucco make-up, come volete chiamarlo voi. Poi i capelli li sistemerò chiaramente in modo più decente, non ci fate caso che stanno in uno stato pietoso, però li ho legati perché altrimenti li avevo davanti, era scomodo. Io mi auguro che questo mega tutorial vi sia piaciuto, spero che passerete delle buone feste e che mangerete tanto, ma non esagerate, perché altrimenti poi dopo a fine gennaio, o perlomeno quando, a fine gennaio no, quando saranno finite le feste saremo tutti super mega obesi e dopo sotto di palestra, di dieta e tutto il resto, quindi mangiate ma sempre controllando cosa mangiate e non esagerando, però se non si esagera almeno a Natale, a parte che io esagero tutto l'anno, quindi non faccio proprio testo e neanche dovrei dirvele queste cose, però fate come meglio preferite, io vi mando un bacio, vi auguro buon Natale e buone feste ancora, spero che sarete con le persone più care e a cui volete bene, lasciatele in pace le persone. O meglio, più che lasciatele in pace, lasciatele da sole le persone pazze che vi fanno stare male perché a Natale non li vogliamo assolutamente con noi. Io vi saluto, spero che tutto questo filmato e queste chiacchiere vi siano piaciute. Lasciate un bel like al filmato se è stato di vostro gradimento. Iscrivetevi al canale perché molte cose in arrivo. Continuate a seguire il blog perché tanti altri articoli anche lì in arrivo, come vi ho detto durante il filmato. E ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao!